con la regista Paola Sarcina per presentare il progetto Donne Persefone, composto da un libro, da uno spettacolo, un documentario e un calendario. Mercoledì 8 marzo 2023 a Roma, Libri & Co, con la proiezione del documentario e la mostra fotografica di Teresa Mancini. Ben trovata! Grazie, buonasera, grazie a voi. Il Partiamo dal libro di Annalisa Venditti. libro come pubblicazione arriva dopo. All'origine c'è il testo teatrale. Quindi Annalisa aveva scritto, quando l'ho conosciuta, lei aveva già scritto da diversi anni questo testo. Noi ci siamo conosciute nel 2013 e lei mi accennò al fatto che aveva scritto questo testo, che parlava del mito di Demeter e Persefone, ma per poi in realtà appunto affrontare il tema della violenza sulle donne e dei femminicidi. E abbiamo messo un po' di tempo, perché lei, insomma, sapendo che io mi occupavo di spettacolo, mi aveva proposto l'ipotesi di trovare la possibilità di metterlo in scena. Per tanti anni lei aveva cercato delle soluzioni, essendo però un testo scritto in una versione di una tragedia greca con molti personaggi, il coro, quindi richiedeva dal punto di vista di una produzione teatrale comunque un impegno anche economico, non da poco per chi avesse voluto affrontare la sfida. Finché poi nel 2016 io ho avuto questa idea, che ho proposto a lei, di farne un laboratorio teatrale con non professionisti della scena, quindi una sorta di teatro partecipato, teatro sociale, e grazie anche al supporto della comunità ellenica di Roma e del Lazio abbiamo debuttato nel giugno del 2016 questo testo teatrale alla Casa Internazionale delle Donne, e poi lo spettacolo ha avuto un suo percorso, è andato avanti, il gruppo di donne che lo ha messo in scena anche in scuole, insomma si è rinnovato negli anni con nuove persone che si sono aggiunte, anche alcune professioniste della scena, ma insomma la maggior parte del gruppo è formato da donne che fanno altro nella vita, che non sono attrici professioniste. Finché poi appunto l'editore De Merangoli, che è l'editore di Annalisa, le ha proposto di pubblicare il testo, che ha avuto due edizioni e che è arricchito, è nella versione integrale. Nella versione teatrale io avevo fatto una riduzione, un adattamento. Il libro invece riporta il testo originale scritto da Annalisa ed è arricchito poi anche da alcune immagini, proprio perché è arrivato dopo lo spettacolo, di alcune immagini che raccontano anche in parte fotografie, un po' anche il percorso del gruppo teatrale. Come avevi immaginato la messa in scena? Originariamente un po' perché appunto noi abbiamo montato questo spettacolo attraverso un laboratorio che è durato 3 mesi, quindi non avevamo avuto molto tempo e molti incontri, ed è ad a questa alternanza del coro e delle donne soliste che raccontano storie attraverso questo linguaggio molto, molto bello, molto espressivo, molto aulico che usa Annalisa questo testo e che sono dei monologhi. Quindi io avevo dato poco movimento al coro, un po' proprio per la mancanza di tempo e un po' perché era un gruppo abbastanza disomogeneo, quindi c'era anche una difficoltà di fare un percorso arricchito di formazione anche teatrale che potesse portarle poi anche a avere un maggiore movimento in scena. Quindi il coro è in abiti moderni e ha come dei giornali in mano e commenta l'azione, commenta i monologhi delle donne o interagisce con loro come se fosse fuori in qualche modo dall'azione, però entra poi in contatto con le donne che raccontano le loro singole vicende, tornando in qualche modo da quello che è stato il loro ultimo momento di vita per raccontarlo alla loro madre. Ogni monologo è una donna che entra in dialogo con la madre. Questo Annalisa lo ha costruito, lei insomma ci raccontò, perché questo testo nasce dalla sua esperienza di giornalista di Cronaca Nera, in cui lei aveva incontrato spesso le mamme di queste donne che erano state uccise, e uno dei rammarichi maggiori che queste mamme avevano erano di non essere state presenti al momento in cui la figlia era morta. E quindi in questi monologhi in cui queste donne ritornano a raccontare gli ultimi momenti della loro vita, si rivolgono alla madre per farle capire che in realtà la loro madre era lì, era con loro in quel momento, era nel loro cuore, era presente. E quindi nella prima messa in scena che abbiamo fatto, le donne del coro si prendono cura di queste donne.
le scoprono perché sono tutte coperte con dei veli e poi le vestono in scena. Tra un'azione e l'altra c'è un rito di vestizione e l'uso anche di una maschera, ma era una regia molto basata sul simbolismo, sui colori, sull'uso di alcuni oggetti. Il testo è molto forte, per cui ha una sua potenza. Saltando nel futuro di quello che è stato il progetto, abbiamo realizzato un radiodramma, è stato trasmesso in radio, è ancora possibile ascoltarlo online. E riascoltando il testo, solo nella versione di podcast, ci siamo resi conto della potenza che ha questo testo, che va al di là della messa in scena, di quello che può essere poi una risa teatrale. E poi c'è il documentario che dà conto delle varie donne che hanno preso parte a questa esperienza e anche della multidisciplinarietà del progetto complessivo. Sì, il documentario è un'idea che Annalisa ha avuto nel momento in cui noi abbiamo cominciato a lavorare sul testo teatrale, e la sua idea era quella di documentare questa esperienza, essendo appunto un'esperienza che non era un'esperienza di una compagnia di teatro professionale, ma proprio perché c'era anche questa varietà anche di vissuti umani. Quindi grazie a lei e ad Erika Biancone, insomma, che ha con lei realizzato il prodotto, il documentario racconta attraverso alcuni momenti degli spettacoli, alcuni contributi anche di immagini di artiste che hanno dato il loro contributo artistico al progetto attraverso interviste mie e lei, racconta questo percorso. C'è anche la testimonianza poi di Teresa Mancini, con la quale poi abbiamo realizzato appunto nel 2019 questo calendario fotografico, che poi in parte sarà reso nella mostra che sarà visibile l'8. Lei ha realizzato diverse foto, 12 le abbiamo scelte poi per il calendario, però credo che nella versione della mostra lei poi abbia selezionato altre immagini che non sono solo quelle delle 12 del calendario. Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più? Noi abbiamo un gruppo social di Donne Persefone che è su Facebook, è un gruppo aperto dove pubblichiamo le attività. Poi sul sito della mia associazione, che è la Music Theatre International, che è mthi.it, sulle news c'è una sezione dedicata a Donne Persefone, da cui poi si può accedere anche al link per l'ascolto del radiodramma sulla home page. E poi avrò piacere all'8 vedere sia le foto di Teresa Mancini, che sono state scattate al Museo dell'Altro dell'Altrove, al MAM, che è appunto anche il documentario, quindi conoscere più nel dettaglio questo progetto. Progetto Donne Persefone, composto di uno spettacolo, di un libro, di un documentario e di un calendario. Documentario e mostra fotografica saranno a Roma, a Libri & Co, mercoledì 8 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Paola Sarcina. A presto! E un ringraziamento ad Annalisa Venditti, senza la quale non ci sarebbe nulla. Grazie a voi.